La Parashah che leggeremo sabato prossimo è un brano particolare che viene letto solo in occasione delle feste di Sukkot e di Pesach, quando queste capitano di Shabbat di Chol HaMoed. Il brano che viene recitato si trova nella Parashah di Chi Tissà, di cui già è stato fatto un precedente commento. La Parashah invece che verrà letta a Sukkot sia il primo che il secondo giorno di Moed si trova nel libro di Vayikra, ai capitoli 22 e 23. L'arcorezza di Sukkot è la terza delle tre feste di pellegrinaggio prescritte dalla Torah, insieme a Pesach e Shavuot. Sukkot significa capanne perché il principale precetto che la caratterizza è appunto quello di abitare in capanne durante i 7 giorni della festa. In questi giorni gli ebrei hanno l'obbligo di abitare non nelle proprie dimore stabili, ma in una capanna che deve avere certe dimensioni, essere situata sotto il cielo aperto e soprattutto avere il tetto coperto di frasche in modo che vi sia più ombra che luce, ma anche che dall'interno si possano vedere le stelle. È una festa di gioia perché è anche una festa agricola che cade nel periodo del raccolto in terra di Israele e infatti nella Torah è chiamata anche con il nome di festa del raccolto, Chag HaSif. Troviamo scritto fra l'altro, alla fine della nostra parashah, Deman yedeu dorotechem, ki basukot ushavte bere Israel beotziotam mi eretz Mitzrayim, ani Hashem Elohechem. Frase che significa, affinché sappiano le vostre generazioni, che nelle Sukkot ho fatto risiedere i figli di Israele nel farli uscire dalla terra d'Egitto. Io sono il Signore vostro Dio. Il motivo per cui la Torah ci comanda di abitare nelle Sukkot per 7 giorni è per ricordare che Hashem fece stare gli ebrei sotto le capanne durante i 40 anni di peregrinazione nel deserto del Sinai. A questo proposito c'è un'interessante discussione nel Talmud, nel trattato di Sukkah 11b, fra Rabbi Eliezer e Rabbi Akiva. Di che cosa erano fatte le capanne nel deserto? Secondo un'opinione, le succotte del deserto erano delle vere e proprie capanne fatte di canna e frasche. Secondo l'altra opinione, invece, le Sukkot erano capanne fatte di nuvole della gloria divina, Ananè HaKavod. In altre parole, secondo la prima opinione, noi oggi ci costruiamo una capanna di frasche per ricordare le capanne di frasche che i nostri antenati si fecero nel deserto. Secondo l'altra opinione, noi con la capanna di frasche che facciamo oggi ci ricordiamo della Sukkah fatta di nuvole, ricordandoci della protezione divina che accompagnava gli ebrei. Queste due opinioni non sono in realtà esclusive l'una dell'altra, tanto è vero che non si sa esattamente neanche chi dei due rabbini abbia dato questa o quella interpretazione. In effetti la Sukkah possiede sia una valenza materiale che una spirituale. Sicuramente gli ebrei nel deserto abitarono sotto capanne precarie fatte di materia, ma senza la protezione delle Sukkot fatte di nuvole divine, difficilmente sarebbero potuti sopravvivere. Entrambi i maestri, comunque, concordano che si deve riflettere sui veri valori della vita. Abbandonando la sensazione di sicurezza che danno le mura domestiche, l'uomo approfondisce l'esperienza capendo che l'importanza della vita è la santità, che consiste nello studio, nella ricerca e nella conoscenza di Hashem. Ciò che dice la Torah è apparentemente molto semplice. La Sukkah è un modo per ricordare un momento particolare della nostra storia. Ma è veramente così? Si tratta effettivamente solo del ricordo di un avvenimento storico? È lecito dubitarne. La Torah, in effetti, non ci chiede di ricordare un evento storico, bensì di renderci conto di ciò che quell'evento può avere per noi, affinché sappiano le vostre generazioni. Ma cosa dobbiamo sapere? Di che cosa dobbiamo renderci conto? In pratica, qual è il senso di questa mitzvah? Secondo Rashbam, la mitzvah della Sukkah è legata al periodo dell'anno agricolo in cui cade la festa di Sukkot. Il periodo è quello del raccolto. È un momento di grande importanza per l'uomo, ma è anche un momento molto pericoloso perché può dare all'uomo un senso di forza e anche di onnipotenza. Per questo motivo la Torah comanda di lasciare le proprie case stabili e piene di ogni bene per risiedere in una Sukkah povera e stabile,
in modo che l'uomo si possa rendere conto della propria fragilità e della necessità della protezione di Dio. Il Kidah, il famoso rabbino Chaim Yosef David Azulai, scrisse che uno dei significati della festa di Sukkot è sottolineare la precarietà di questo mondo e della nostra vita. Il mondo in cui viviamo non è che una capanna provvisoria e stabile. Non è un caso che Sukkot venga a distanza di solo 5 giorni dal Kippur, il digiuno di espiazione, e che a sua volta, 10 giorni dopo Rosh Hashanah, il Capodanno, che è anche il giorno del giudizio. Dunque, uscire dalla propria casa per andare ad abitare in una capanna è come dire: siamo pronti ad andare in esilio, siamo pronti ad accettare questo decreto se così è stato stabilito nel Tribunale Celeste. La festa di Sukkot è quindi collegata con l'uscita dall'Egitto. Se è così, si chiedono i nostri Rabbanim, perché Sukkot capita in autunno invece che in primavera, cioè la stagione in cui gli ebrei uscirono dall'Egitto? Per quale motivo l'ordine di costruirsi la capanna non si mette in pratica a Pesach, la festa primaverile che ricorda appunto l'uscita dall'Egitto? Si risponde che in primavera, quando arriva la bella stagione, è normale che la gente esca dalle proprie case e vada a vivere all'aperto e al fresco, al riparo appunto di semplici capanne. Da autunno invece, colui che va ad abitare sotto una capanna rende chiaro a tutti che l'unico motivo per cui sta andando ad adempiere un comando è un comandamento divino, cioè le Shem Shamayim. Vi è un'altra spiegazione più spirituale. All'indomani del Kippur, cioè l'11 di Tishri, Mosè diede le disposizioni per la costruzione del tabernacolo, del Mishkan. Per 2 giorni furono portate le offerte, oro, argento, tessuti. Poi ci fu un'interruzione a causa dello Shabbat e subito dopo la domenica iniziò la costruzione del Mishkan. Quella domenica era quindi il 15 di Tishri e questo è il giorno in cui inizia Sukkot. Quindi vi è un collegamento fra la Sukkah e il Mishkan. Infatti, prima della costruzione del Mishkan, il popolo di Israele era avvolto dalle nuvole della gloria celeste. Questi si allontanarono a causa del peccato del vitello d'oro e al suo posto gli ebrei si costruirono delle Sukkot sentendo la mancanza della protezione celeste. La mitzvah di abitare nella Sukkah coinvolge tutta una serie di operazioni estremamente fisiche e materiali, con una notevole dose di lavoro manuale necessario per costruire la capanna. Una volta fatta la Sukkah si adempie alla mitzvah entrando proprio fisicamente con tutto il corpo dentro la Sukkah e mangiando anche al suo interno. E quindi forse la mitzvah più materiale fra tutti i precetti della Torah, quella che più coinvolge il corpo e la materia. D'altra parte però lo scopo di questa mitzvah è di sapere. L'ordine di abitare nella Sukkah viene dato affinché le generazioni future sappiano che gli ebrei, usciti dall'Egitto, risiedettero per 40 anni sotto le capanne ed anche che furono avvolti con le nuvole della gloria divina. Auguri a tutti e Chag Sameach.